Come procede la vostra preparazione? La nostra preparazione procede bene, ci stiamo allenando già da più di 2 mesi e attualmente stiamo facendo uno stage d'allenamento con una coppia tedesca, con Brinca Baller e Grun, e stiamo in progressione chiaramente da una parte fisico-tecnica, adesso ci stiamo apprestando ad affrontare più situazioni di gioco per prepararci insomma ai tornei. Senti, che cosa vi aspettate da questo 2010? Vado io? ci aspettiamo di fare gli stessi risultati dell'anno scorso, di consolidarli e magari aggiungere qualche cosina in più come progressione naturale della nostra carriera. Voi nel ranking FOP siete la prima coppia italiana, 20ª posizione, e pensate di migliorarvi ancora? Beh, l'obiettivo nostro personale sarebbe quello di rientrare nelle prime 16 coppie per le Olimpiadi di Londra, e quindi insomma la 20ª posizione è stato un ottimo risultato. Chiaramente noi puntiamo, come ha detto Daniela, a confermare il nostro valore e se possiamo anche a migliorarlo, giustamente. Avete la grande chance di giocare un Grand Slam in casa davanti al pubblico. Che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo di cogliere l'occasione e di fare un buonissimo risultato. Poi sicuramente è bello giocare in casa, in Italia, eccetera, però sarà preso come un qualunque altro torneo, perché sennò si carica troppo di aspettative, emozioni, e invece è una buona occasione da sfruttare. E basta. Senti, voi giocate assieme dal 2007, quindi siete una coppia ben affiatata. Ci volete parlare un po' di voi? Ma diciamo che noi ci troviamo bene a giocare insieme, è stato un percorso, inizialmente siamo state assegnate l'una all'altra, poi abbiamo scelto di proseguire comunque il percorso insieme perché abbiamo degli obiettivi comuni e la cosa che ci accomuna appunto è avere le stesse aspettative e puntare insomma lo sguardo verso lo stesso obiettivo. Mm-hmm. Ci volete parlare reciprocamente l'una dell'altra? Le cose che più vi piacciono l'una dell'altra e quelle che magari un po' meno, perché suppongo che non siano sempre un terreno sui fiori. Vabbè, nella convivenza di tutti i giorni siamo proprio come una coppia di fatto, alla fine, con le dovute differenze, quindi è difficile, sicuramente ci sono delle cose diverse, delle diversità che poi nel quotidiano possono più o meno pesare, però quello che ci diciamo rende molto unite è che abbiamo degli obiettivi comuni molto forti e la motivazione alla fine poi porta avanti tutto, quindi tutto il resto è nella normalità di un rapporto in come cui due, ci si vede tutti i giorni. Come due fidanzati, insomma, delle volte si litiga, delle volte si va d'accordo, di fondo chiaramente c'è un ottimo rapporto e anche la capacità di comprendere, no, alcune situazioni e affrontarle insieme. Roma ospita per la prima volta un Grand Slam, adesso indipendentemente da quelli che potrebbero essere i risultati sportivi delle coppie italiane in generale, pensate possa essere una buona occasione di rilancio proprio della disciplina in Italia? Beh, sicuramente è un enorme trampolino di un beach volley che sta crescendo ogni anno di più e portare il livello internazionale in Italia è di sicuro un'ottima vetrina. Da quando avete iniziato voi, notate che sempre nel panorama nazionale, intendo, ci siano dei miglioramenti? Cioè, nel senso, notate che c'è qualcosa che cambia in positivo o... Ma guarda, noi abbiamo iniziato a giocare nel 2007, quindi non sappiamo prima come era il campionato italiano, ad esempio, o l'ambiente. Comunque sappiamo che un tempo il campionato italiano era molto importante, c'erano molte squadre brasiliane così, poi magari c'è stata una flessione, ma adesso mi sembra che sia anche per molte giocatrici di pallavolo abbiano iniziato a giocare d'estate, si siano appassionate a questo sport, quindi secondo me sta migliorando, diciamo, il panorama e anche la frequenza dei giocatori. Il più grande pregio di Giulia? È la passione che mette nelle cose in cui crede. Carina. E io devo dire il miglior pregio di Daniela? Esatto. È di sicuro la determinazione, il fatto che è una ragazza che lavora tanto, oppure lei ci mette passione, altrimenti non saremmo qui, credo, oggi. Cioè, da private, così, dopo il percorso che abbiamo avuto, secondo me siamo state molto coraggiose.
A proposito di questo, quali sono le difficoltà maggiori che invece una coppia come voi incontra nel volersi dedicare ad una disciplina che comunque in Italia, è un dato oggettivo, non gode proprio di una stima o quantomeno ancora... Ma la difficoltà è puramente economica, nel senso che se uno poi ha le sue, cioè le risorse, uno le trova a livello di organizzazione, eccetera. Il problema è che comunque uno sport che costa molto, come il tennis, ci sono i viaggi, ci sono devi pagare l'allenatore, i campi, da casa, tante cose che comunque creano delle difficoltà proprio a livello pratico, perché noi comunque investiamo dei soldi che poi se andiamo bene ci rientrano, se non andiamo bene è comunque un terno al lotto, quindi diciamo bisogna essere un po', comunque vivere un po' la giornata, investire, crederci, però non è assolutamente facile farlo privatamente. Okay. Concluso questo stage, i vostri prossimi programmi? Allora, noi andremo a Riccione al Beach Line Festival con altre coppie straniere, sempre per proseguire gli stage di allenamento. Probabilmente raggiungeremo ad Ancona Alessandro, la nazionale femminile, per un altro stage e poi partiremo, perfezioneremo insomma gli ultimi allenamenti con Roberto Viscuso e poi partiremo per i tornei. Okay. Cosa vi manca obiettivamente, realisticamente, far parte proprio dell'elite del beach volley mondiale, secondo voi? E tu calcola che le giocatrici brasiliane, americane un po' meno, ma le brasiliane ad esempio sono nate sulla sabbia, quindi ci manca l'esperienza, nel senso comunque noi veniamo dalla pallavolo, abbiamo iniziato a giocare a 26 anni e comunque la differenza tra una che gioca da 16 e una che gioca da 26 c'è per forza, quindi manca un po' questo, secondo me, per magari arrivare a livello di certe coppie, come ad esempio le coppie brasiliane. Invece magari le coppie americane sono un po' più fisiche, sono un po' più fisiche, anche se magari non giocano da tanti anni, però hanno delle doti che gli permettono lo stesso di competere contro giocatrici come le brasiliane, invece che sono molto tecniche da quel punto di vista. Quindi noi siamo, secondo me, fisicamente nella media. Dobbiamo, ogni anno cerchiamo di perfezionare la nostra tecnica, la nostra tattica, cercando comunque di raggiungere un livello buono per poter competere contro queste squadre, insomma, esperte. Avete una coppia di riferimento? Ma noi, per noi di sicuro, cioè, un ottimo esempio sono Larissa e Giuliana, perché abbiamo con loro anche un buon rapporto d'amicizia e ci hanno raccontato di come sono partite da zero. Giuliana mangiava una volta al giorno e loro sono l'esempio di chi vince e non si stanca mai di vincere e non si accontenta mai, e per questo ha sempre un'enorme spinta per fare meglio. Poi a livello europeo con le Ludwig sono un ottimo esempio, perché sono due ragazze che si allenano molto, che ci credono, sono sempre molto concentrate, hanno un buon modo di affrontare il beach volley in campo e fuori dal campo. Ciao, sono Giulia Momoli e vi aspetto a Roma. Ciao, sono Daniela Gioria e vi aspetto anch'io. Ciao!